La quantità dei livelli di radioattività presenti nell'aria può essere sintomo di incidenti nucleari anche lontani dal nostro paese. Il controllo della radioattività in aria in Lombardia avviene presso due stazioni ad alta sensibilità che si trovano a Milano e a Bergamo e sono attive tutti i giorni senza sosta. Sono gestite dall'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente. Qui il particolato e i gas presenti in atmosfera sono continuamente raccolti su appositi filtri che ogni giorno vengono analizzati. Il sistema di Milano è attivo da più di 30 anni ed è uno dei più sensibili ed efficienti d'Europa, in grado di rilevare anche minime tracce di radioattività molto al di sotto delle concentrazioni che potrebbero costituire un pericolo per la salute. Partiamo proprio dall'episodio che, se vogliamo, ha allarmato e spaventato i cittadini, le persone comuni, ossia il fatto che sia stata rilevata una presenza importante di un elemento che era stato associato ad una forma radioattiva, quindi ad un problema importante a livello europeo. Come possiamo fotografare la situazione e come vengono misurate, come funziona il sistema a livello europeo e a livello italiano? In questo laboratorio eseguiamo tutti i giorni il controllo dei livelli di radioattività in aria. È una verifica che conduciamo giornalmente dagli anni 80, subito dopo l'incidente di Chernobyl, ed è un'analisi a elevatissima sensibilità delle tracce di radioattività presenti in aria inserita nella rete nazionale di allerta delle emergenze nucleari. Quindi ciò che noi facciamo tutti i giorni è di prelevare il particolato atmosferico e i gas presenti in aria, portarli in laboratorio e analizzarli per la ricerca di emissioni radioattive riconducibili a sostanze radioattive di origine artificiale. C'è l'occhio umano quindi che controlla o ci sono dei sistemi che allertano in caso di presenze oltre i limiti? C'è un operatore tutti i giorni, diciamo c'è una copresenza dell'aspetto umano e della macchina, quindi c'è un operatore che tutti i giorni preleva il filtro, lo porta in laboratorio, la macchina lo processa allo scopo di cercare le emissioni radioattive presenti e successivamente c'è una importantissima fase di verifica e validazione dell'operatore che controlla il dato fornito dalla macchina, lo inquadra, lo contestualizza e quindi, se del caso, dirama le eventuali allerte. Questo è ciò che è successo quando abbiamo individuato il picco di ruthenio 106 in un campione d'aria durante l'analisi rutinaria e quotidiana che svolgiamo presso la sede di Milano. Allora, ciò che è successo, vabbè, la prima cosa che abbiamo fatto in realtà è stato che l'operatore, quando ha visto questo picco di questa sostanza assolutamente anomala e imprevedibile in aria, che è il ruthenio 106, che è una specie radioattiva abbastanza esotica, molto poco usata, la prima cosa che ha fatto è stato di fare una seconda misura di verifica per essere certo dell'identificazione della specie. Abbiamo un ruolo importantissimo e non possiamo nemmeno permetterci di perdere la faccia, quindi diciamo la prima cosa è stata una misura di verifica dell'effettiva presenza di questo picco. Abbiamo ripetuto l'analisi, l'abbiamo riverificata, validata e quando abbiamo accertato l'effettiva presenza di questa sostanza, anche se in quantità piccolissime e ancora non rilevanti per la salute, abbiamo attivato una serie di allerte. Questo perché siamo inseriti in una rete nazionale di allerta delle emergenze e quindi quando troviamo delle anomalie abbiamo un primo riferimento a livello nazionale che è quello del Centro di Coordinamento delle Emergenze Nucleari che sta a Roma presso l'Ispettorato per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, l'ISIN. Allora abbiamo comunicato il dato, loro raccolgono i dati di tutti i laboratori italiani e sono in contatto, sono il punto di contatto nazionale della rete internazionale di allerta delle emergenze nucleari che è coordinata dall'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. Quindi quando c'è qualche anomalia ogni paese coordina, raccoglie i dati prodotti sul suolo nazionale e poi li comunica a Vienna, che a sua volta dovrebbe diramare e coordinare le misure di tutti i paesi europei. Quindi abbiamo fatto questa prima azione, al momento non risultavano altre allerte e diciamo rassicurati comunque dal fatto che
sul momento i valori misurati non fossero rilevanti per la salute, abbiamo da una parte proseguito con le misure. Perché quando noi vediamo queste cose in aria non sappiamo da dove vengono, non sappiamo se sono un evento puntuale che finisce lì o se sono in realtà l'inizio di un evento più grave, come è successo ai tempi della nube di Chernobyl, no? La nube è arrivata e poi ha continuato ad aumentare nel tempo. Contestualmente, mentre proseguivamo il monitoraggio, abbiamo anche, diciamo, inviato una comunicazione attraverso una rete informale di laboratori come i nostri sparsi per tutta l'Unione Europea, che fanno misura ad alta sensibilità di radioattività in aria. Questa rete si chiama Ring of Five, è una rete informale, sono tutte strutture che comunque afferiscono ai propri centri di coordinamento nazionali, però c'è questa forma di comunicazione molto rapida e estremamente efficace che consente ai tecnici di confrontare direttamente i dati che loro producono. Quindi abbiamo inviato una mail a questi colleghi, i colleghi allertati dalla nostra segnalazione hanno subito avviato l'analisi dei campioni prelevati presso i loro paesi e nel giro di un paio d'ore, ne abbiamo mandato la prima comunicazione all'ISIN alle 3 del lunedì pomeriggio, alle 4 abbiamo avvisato i colleghi del Ring of Five, alle 6 hanno risposto prima i colleghi di Praga e poi quelli di Vienna, confermando l'identificazione dello stesso radionuclide in concentrazioni più elevate di quelle che misuravamo noi. Allora, a questo punto noi abbiamo avuto entro la sera un primo inquadramento del problema, un problema reale, conclamato anche da altri, un fenomeno con valori crescenti man mano che si andava verso est, con origine fuori dal territorio nazionale, livelli di nessuna rilevanza al momento dal punto di vista della salute, ma comunque da mantenere sotto controllo. Ecco, il sistema funziona un po' così. E poi nei giorni successivi abbiamo poi proseguito con i monitoraggi e l'analisi dell'evoluzione, insomma. Il rutenio quindi è uno degli elementi, ma non è l'unico, c'è anche il cesio. Sì, le specie radioattive, esistono tantissime specie radioattive. Quelle che ci preoccupano di più e di cui, diciamo, ci dobbiamo preoccupare in caso di incidenti sono diverse. Le più famose sono il cesio 137, lo stronzio 90, il plutonio, lo iodio 131 e anche il rutenio, sono moltissime in realtà. E tutte sono costantemente monitorate, c'è una tecnica di analisi che si chiama spettrometria gamma che è particolarmente efficace perché ci permette di misurare con una sola analisi la stragrande maggioranza delle specie radioattive, quindi questa è la tecnica in assoluto più diffusa. In alcuni casi specifici, per alcune specie, come il plutonio, per esempio, o lo stronzio 90, l'analisi non può essere immediata, ma deve essere successiva a un pretrattamento, una preparazione dei campioni, che a volte può anche richiedere alcuni giorni, e che ha lo scopo di mettere il campione nelle condizioni tali da diciamo, poter rendere rilevabile la radiazione, la radioattività che contiene. E questo è vero per esempio, ecco, anche per un altro isotopo abbastanza famoso che è il polonio 210, che è quello che era stato usato alcuni anni fa per avvelenare Litvinenko. Questi elementi sono presenti quotidianamente, quindi sono rilevabili, oppure devono essere comunque eventi straordinari per provocarli? E se sì, quali sono gli effetti poi? In ambiente ad oggi ci possiamo aspettare di trovare in tracce ancora alcune specie radioattive artificiali, che sono il cesio 137 e lo stronzio 90, che vengono prevalentemente dall'incidente di Chernobyl o in minima parte ancora dagli esiti dei test nucleari in atmosfera degli anni 60. Quindi cesio, stronzio e un pochino di plutonio in ambiente si trovano ancora per questi motivi. Quindi il senso del nostro monitoraggio su questi radionuclidi è anche quello di consentirci di stabilire un livello zero di contaminazione ambientale rispetto al quale valutare eventuali incrementi dovuti a eventi incidentali nuovi. Un altro radionuclide artificiale che capita di trovare in ambiente è lo iodio 131.
Lo iodio 131 viene prodotto sia dalle centrali nucleari. Quando c'è stato l'incidente di Chernobyl, uno dei problemi più gravi è stato legato alla contaminazione da iodio. Però lo iodio ha la caratteristica di decadere in un tempo molto breve, quindi nell'arco di un mese, da quando viene per esempio immesso in ambiente, lo iodio sparisce. Quindi lo iodio che oggi vediamo, capita ancora di vederlo, è lo stesso prodotto ai tempi di Chernobyl come radionuclide. Quello di Chernobyl è totalmente sparito, però lo iodio viene usato molto ancora in ambito medico, sia a scopo diagnostico che terapeutico. Quindi capita a volte che si trovino tracce di questo radionuclide, ad esempio presso alcuni impianti che trattano i reflui urbani. È una situazione ordinaria, conseguenza di attività svolte nell'assoluto rispetto della normativa, ma che noi comunque monitoriamo perché, di nuovo, possono essere un importante indicatore di alcuni fenomeni di contaminazione ambientale. Quindi si possono trovare tracce nei fanghi piuttosto che in alimenti addirittura? No, negli alimenti no, negli alimenti è assolutamente impossibile. Negli alimenti è impossibile da una parte perché le tracce di radioattività e di iodio che troviamo nei fanghi sono dei valori bassissimi, veramente minimali. Lo iodio decade in frettissima, in un tempo estremamente rapido. E l'unico modo in cui gli alimenti possono essere contaminati è che ci sia un trasferimento della contaminazione attraverso la catena alimentare. Questa cosa richiede del tempo, perché il contaminante deve passare dal suolo alle specie vegetali, all'animale e poi eventualmente essere assimilato dalla carne o dal latte. Questa cosa è assolutamente impossibile. Allo stesso modo per le radici. Per i prodotti vegetali deve comunque esserci il tempo del passaggio attraverso l'apparato radicale, della crescita. Lo iodio in un mese al massimo da quando è stato prodotto sparisce totalmente. Quello che troviamo nei fanghi è una quantità infinitesima. Quando anche dovesse finire sui campi, tra il tempo in cui viene prodotto e il tempo in cui finisce nei campi è totalmente sparito. Non si trova lo iodio, ma che cosa si può trovare? In ambiente. In ambiente, nel terreno e nel latte, che è uno degli altri elementi che analizziamo. Ma di fatto l'unica cosa che ad oggi può capitare di trovare come radionuclidi artificiali sono cesio di Chernobyl, stronzio 90 di Chernobyl e minime tracce nel suolo di plutonio di Chernobyl. E questi sono quelli artificiali, ce ne sono anche di naturali però? Ce ne sono moltissimi di naturali, perché in realtà al giorno d'oggi l'esposizione principale delle persone alle radiazioni nel normale ambiente di vita è legata alla presenza della radioattività di tipo naturale, che è presente ovunque, perché il mondo è fatto così, e che quindi contribuisce in modo preponderante nella nostra vita quotidiana alla nostra esposizione alle radiazioni. Quindi per esempio, ecco, c'è un'altra cosa interessante: da alcuni anni c'è una legge italiana che recepisce una direttiva europea che ha reso obbligatorio il controllo dei livelli di radioattività nell'acqua potabile. Quindi c'è una campagna di monitoraggio nazionale svolta anche a livello regionale in Lombardia dalla nostra agenzia in collaborazione con la Direzione Generale Welfare della Regione e con tutte le ATS. Questa campagna prevede il prelievo di campioni di acqua potabile in tutte le località lombarde e il controllo del contenuto di radioattività. Ciò che si va a monitorare e ciò che è, diciamo, disciplinato dalla legge in questi casi è il contenuto complessivo di radioattività, che in Lombardia è essenzialmente solo di tipo naturale. E quindi noi andiamo a ricercare, per esempio, nelle acque potabili le sostanze radioattive naturalmente presenti, che sono principalmente uranio, radio 226 e radon 222. La ricerca viene fatta in modo sistematico. Ad oggi tutti i risultati hanno sempre dimostrato la piena conformità di tutto ciò che abbiamo misurato ai limiti di legge. Il radon può essere messo sotto la lente? Il radon sì, può certamente essere messo sotto la lente, soprattutto per quello che riguarda
la sua presenza negli ambienti indoor, come si dice. Cioè il problema principale del radon non è tanto che lui sia presente, per esempio, anche nell'acqua può esserci il radon e va gestito e monitorato. Il problema principale con il radon si ha nei nostri normali ambienti di vita e di lavoro, cioè nelle nostre case e anche nei nostri uffici. La rilevanza di questo problema dipende dal fatto che di radon ce n'è moltissimo, viene dalle rocce, viene dal suolo e può entrare naturalmente nelle nostre case. Le nostre case sono sempre più sigillate anche per motivi di risparmio energetico. Questa cosa porta naturalmente a un accumulo degli cosiddetti inquinanti indoor. In alcune situazioni quindi il radon si può accumulare, e il radon è particolarmente pericoloso per la salute perché quando viene inalato, è un gas, lui e i suoi cosiddetti prodotti di decadimento ha la capacità di fermarsi nei polmoni ed emette un tipo di radiazione particolarmente pericoloso, che è la radiazione alfa, che è la stessa radiazione, per esempio, emessa dal polonio 210 che ha avvelenato Litvinenko, adesso con le debite proporzioni. Certo. Però il tipo di radiazione è sempre la stessa, quando viene inalata si ferma nei polmoni, da lì è come se fosse un microcannone che colpisce continuamente le cellule polmonari. Questo cannone cede tantissima energia, è come se fosse un cannone con una gittata limitatissima. Quindi devo incorporarlo perché altrimenti la radiazione non riesce a colpirmi. Però se io ce l'ho già incorporato all'interno del mio organismo, anche se la gittata è piccola, qualunque cosa che la particella alfa colpisce è un elemento sensibile e qui fa dei buchi enormi. Il radon è a livello mondiale la seconda causa di tumore polmonare dopo il fumo di sigaretta. E da qui la grandissima importanza di tenerlo sotto controllo. E anche a livello nazionale, proprio nel mese di agosto, è stato emanato il nuovo decreto 101 di recepimento della direttiva europea 59 del 2013, che mette sotto la lente di ingrandimento a livello nazionale proprio il problema del radon indoor e prevede una serie di misure negli anni, a cominciare dall'adozione del cosiddetto Piano Nazionale Radon, che ha proprio lo scopo di creare consapevolezza e sempre maggiore gestione di questo che in Italia è senza probabilmente il principale problema di esposizione alle radiazioni per la popolazione nel suo complesso. I campioni che voi utilizzate, che analizzate, riguardano l'aria, i fanghi, il terreno e anche il latte? Sì, c'è anche una campagna di controllo di tutti i principali componenti della dieta, quindi c'è il latte, le carni, le verdure, la frutta e ci sono anche i cosiddetti prodotti del bosco, del sottobosco, come i cinghiali, i funghi, i frutti di bosco. Questo perché è risaputo che in questi ambienti il cesio 137 di Chernobyl ha una particolare persistenza, sono ambienti in cui le cose si muovono poco. E quindi ci sono alcuni prodotti che nascono nel bosco che possono in alcuni casi avere la caratteristica di accumulare il cesio 137, quindi sono oggetto, anche ai sensi di una raccomandazione europea, di un controllo particolare. Anche questi controlli li svolgiamo in modo sistematico. Dobbiamo dire che di tutti i controlli che noi abbiamo fatto e facciamo, di norma la percentuale di superamenti dei valori limite è dell'ordine dell'1-2% dei campioni totali e fino ad oggi esclusivamente solo di campioni di funghi. Ecco, il fungo ha un po' questa peculiarità. È un po' una spugna, possiamo dire. Il fungo è una spugna. E in particolare da dove provengono? Da che zone? Perché ce ne saranno alcune più colpite e altre più soggette proprio magari per la loro vicinanza alle ex centrali. Se rimaniamo appunto a livello regionale della nostra regione, di norma da noi le zone in cui si possono trovare valori più alti sono quelli della fascia prealpina. Cioè le province di Varese, Como, Lecco. Questo succede perché ai tempi di Chernobyl, il cesio che vediamo nei funghi è cesio di Chernobyl, ai tempi di Chernobyl in quella zona ha piovuto tantissimo, la radioattività arrivava con la nube, quando la nube si è scaricata al suolo ha portato con sé la radioattività. E quindi diciamo alcuni prodotti che vengono da quelle zone, anche ai tempi dell'incidente, sono stati quelli più pesantemente contaminati.
Ci sono anche in Lombardia delle zone, dei territori che si trovano vicino ad ex centrali nucleari, come quella di Caorso, ad esempio. Sì, è vero, e anche diciamo, il piano dei controlli è effettivamente strutturato in modo tale da prevedere sia un controllo generalizzato, per esempio, degli alimenti alla grande distribuzione. E quindi c'è questo piano che viene attuato tutti gli anni, che viene coordinato a livello regionale e ha lo scopo di andare a prelevare gli alimenti più consumati mediamente dalla popolazione. Però in alcune situazioni specifiche, per esempio quella dei territori prossimi alla centrale di Caorso, piuttosto che non al sito del JRC di Ispra, dove c'è un reattore in fase di decommissioning, ecco, in queste situazioni, laddove noi identifichiamo delle possibili fonti di pressione, cosiddette, viene attivato una intensificazione del programma dei controlli, che ha lo scopo di monitorare nello specifico alcune matrici ambientali prodotte o diciamo campionate nei dintorni di quel sito, allo scopo di tenere sotto controllo eventuali emissioni da questi siti. Le matrici più tipiche sono il terreno, perché se c'è un problema di contaminazione diffusa o in genere il terreno viene coinvolto. Invece come alimenti, l'alimento in assoluto più critico e che di norma viene utilizzato e individuato è il latte. Il latte viene campionato un po' perché può essere molto legato alla produzione locale, un po' perché la catena di trasferimento della contaminazione da un'eventuale dispersione in atmosfera al latte vaccino è rapidissima e poi perché è un elemento di primario interesse per l'alimentazione dell'infanzia. Quindi ci sono, diciamo, questi focus di controllo nei pressi di alcuni siti che di nuovo però dobbiamo sottolineare, da una parte sono ormai siti in fase di decommissioning e spesso contengono ormai una quota di radioattività assolutamente residuale rispetto a quella che contenevano all'inizio e non sono mai stati identificati dei problemi di rilascio, di dispersione di radioattività in ambiente, quindi di nuovo monitoraggio doveroso e dovuto, evidenze di criticità o di problemi, nessuna. Ci sono anche in Lombardia dei siti, delle zone, dei territori che, pur non essendo vicine magari ad ex centrali nucleari, possono rientrare nell'interesse dell'analisi per quanto riguarda elementi radioattivi. Sì, nella nostra regione abbiamo effettivamente esteso la rete dei controlli a livello ambientale anche per tenere sotto controllo alcune situazioni che secondo la nuova norma appena entrata in vigore verrebbero classificate tra le cosiddette situazioni di esposizione esistente e si tratta sostanzialmente di siti, di aree in cui nei decenni passati si sono accumulati dei volumi abbastanza importanti di materiale a debole contaminazione radioattiva che è stato prodotto a seguito della fusione involontaria di sorgenti radioattive presso alcuni impianti come acciaierie o impianti per la produzione dell'alluminio. Sappiamo che questo problema può esistere. Uno dei primissimi casi in Europa, credo, è occorso in Lombardia nel 1989. All'epoca non era previsto alcun tipo di controllo perché il problema non era noto e sostanzialmente è successo che alcune acciaierie hanno involontariamente fuso delle sorgenti radioattive che hanno contaminato quindi dei grossi volumi di materiale. Le sorgenti radioattive possono finire nei rottami perché tipicamente o sono metalliche loro oppure sono contenute all'interno di schermi metallici e quindi purtroppo delle gestioni scorrette di questi materiali fa sì che a volte i materiali, le sorgenti, anziché essere alienate correttamente, sono state buttate nel rottame. Quando questo problema non era noto, è successo purtroppo che il rottame finisse in fusione. In acciaierie, in fonderie e il destino di queste sostanze una volta fuse segue poi il destino delle sostanze che hanno lo stesso comportamento di tipo chimico-fisico. Il più delle volte le sorgenti coinvolte sono state sorgenti di cesio-137, che è stata una delle sorgenti più ampiamente diffuse a scopo industriale negli anni passati.
Quando il cesio viene fuso, finisce nelle polveri di abbattimento dei fumi o nelle scorie di fusione a seconda del processo. Il risultato di tutto ciò è, da una parte, purtroppo sul momento dei gravi danni di tipo economico per le aziende coinvolte che devono attivare dei procedimenti di bonifica straordinaria. Fortunatamente nessun problema rilevante per la salute, questo lo dobbiamo dire, né per i lavoratori né per chi vive fuori da questi impianti, e purtroppo il permanere in sito di questi grossi volumi di materiale debolmente contaminato, che dovrebbero finire nel deposito nazionale, che purtroppo a oggi non abbiamo e che quindi bisogna di necessità mettere in sicurezza presso i siti. Ecco, nell'intorno di questi siti, in alcune situazioni, si è ravvisata la necessità di attivare alcune ulteriori forme di monitoraggio e controllo, in modo tale da essere certi che non ci sia all'esterno del sito stesso alcuna situazione di rilevanza per la salute. La ringraziamo per averci accompagnato attraverso questo argomento, grazie per l'ospitalità e grazie come sempre a tutti voi per averci seguito. Arrivederci.